Bentornati a tutti, siamo oggi su Marvel Contest of Champions. Gioco penso conosciutissimo, o almeno per gli appassionati sicuramente. E ci accingiamo a fare un breve gameplay introduttivo su quello che è il gioco in generale. Benissimo, qua vabbè, classica schermata di inizio. I vari tab per poter andare nelle varie funzioni, quindi lotta, alleanza, cristalli, campioni, inventario e negozio. Oggi, come anche nel video dell'altro gioco Marvel, vi faccio vedere semplicemente un gameplay di lotta del gioco in sé. Quindi, per altre spiegazioni e roba varia, farò un video apposito, un focus apposito più avanti, magari per chi desidera sapere qualche informazione aggiuntiva. Ok, iniziamo a smaltire quindi intanto le nostre funzioni, diciamo i nostri inviti e premi che abbiamo guadagnato mentre non giocavamo. Quindi apriamo un cristallo. Ok, se mi prende il tocco. Ok. Una pozione di salute. Torniamo al negozio. Bene, costano sempre una cifra sti cristalli, soprattutto quando non hai soldi. Ok, apriamo questo altro cristallo. Questo è il cristallo giornaliero, vabbè, lo specifico, ma comunque poi lo ribadirò nel video focus. Ok, personaggio inutilissimo, va benissimo. Allora, andiamo nella schermata personaggi e incominciamo a gestire il personaggio che abbiamo appena preso. A noi non serve perché io ce l'ho già e quindi me lo vendo. Almeno ci guadagno un po' di oro e qualche isotto per potenziare i miei campioni. Ok. Torniamo alla schermata principale, vediamo i messaggi. Ok, va bene, tutti i messaggi che a noi non interessano, non li leggeremo. Benissimo, adesso andremo, vai alla lotta e faremo una battaglia, vediamo un po', missione evento. Battaglia proprio, vediamo un po' che cosa ci offre. Ok, qua continua. Vabbè, dai. Allora, facciamo così. Missione evento, quella con Ultron. Assalto di Ultron, capitolo 1. Andiamo qui, secondo capitolo. Questa è la mia squadra. Non pensate strano, tutto preso con i cristalli giornalieri o quelli che ho comprato tramite i soldi che ho fatto nel gioco, quindi non ho speso niente di reale, non sono uno scioppone e nemmeno uno che mette giochi di quelli craccati e roba varia, tutto naturale, posso garantirvelo al 100%. Ok, avvia missione. Saltiamo intanto. Questa sarà giusto una lotta veloce. Ok, vediamo un po' la mappa per regolarci dove passare più tardi. Ok, io direi percorso centrale. Benissimo. Andiamo al primo scontro. Ok. Abbiamo Occhio di Falco come nostro primo avversario. E qui alla sinistra abbiamo tutti i personaggi della nostra squadra. Ok, qua notate delle freccette rosse, ecco vicino ad Hulk, significa che lui è debole ad Occhio di Falco. Noi al momento non abbiamo, credo, i mutanti siano forti rispetto ai comuni lottatori. Quindi vabbè, utilizzeremo Pantera Nera che al momento è il più forte del gruppo. Vai alla lotta.
Il gioco è un classico tocca sullo schermo per combattere, quindi un picchiaduro. Nulla di particolarmente, diciamo, difficile o diverso sotto il sole. Iniziamo a picchiare sullo schermo, ecco qui. Attaccando, cioè toccando sullo schermo, provochiamo dei danni al nostro nemico. Ovviamente aspettiamo magari che ci attacca per finirlo con una combo speciale che si attiverà in verde in basso a sinistra. Eccola qui, si è accesa. Attiviamola. Ok, questo è uno dei tre attacchi speciali che il nostro personaggio potrà eseguire a seconda della carica, che riceve combattendo o essendo colpito. Ok, questo è quello che abbiamo guadagnato. Aspettiamo che torna. Ok, benissimo. Questo è quello, diciamo, che volevo farvi vedere di questo primo brevissimo gameplay. Procediamo, andiamo avanti. Ok, perfetto. Ora qua, vabbè, si vede la mappa, si diramerà, ma spiegherò tutto quanto in seguito. Benissimo. Vi ho fatto vedere velocemente come funziona un primo combattimento. Ovviamente sono sicuro che questo è un gioco che voi conoscete già tutti quanti, quindi sarà un video tanto per. Però vabbè, volevo farlo, spero che vi piaccia. E con questo vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se ne volete altri. Ciao!